Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera, anzi oggi pomeriggio, video di recensione. Ho alcune cose di cui voglio parlare e partirò da un prodotto Labbra. Il prodotto di cui voglio parlare è un rossetto di MAC. Questo è della linea MAC ed è il Russian Red, il mio unico rossetto MAC di cui ne sono veramente fiera ed orgogliosa. Mi piace tantissimo, praticamente. Avevo voglia di comprarlo da un sacco di tempo, però come sapete io non ho doppioni tra virgolette di colore, quindi se ho un rossetto rosso finisco prima quello e poi magari me ne compro un altro. Ma questo è stato un regalo che mi sono voluta fare per il mio 30° compleanno e quindi me lo sono voluto prendere. Volevo proprio questo perché quello a base blu è da... Oddio, quanti grammi sei? Non c'è scritto, ah, eccolo qua, da 3 grammi. Sì, il bullet è da 3 grammi. Il packaging, vabbè, la confezione è sempre questa a proiettile tipica dei rossetti MAC. C'è scritto MAC. E il colore nello stick è questo. L'ho usato tante volte, ma non cenna a consumarsi perché. Bastano un paio di passate, di cui una a colore e un'altra a precisione, e rimane sulle labbra per tantissimo tempo. Come sto facendo è della linea matte, quindi è un colore opaco, bellissimo colore velvet. A me non secca tantissimo le labbra, è un rosso, vabbè, di questi rossetti MAC, forse uno di questi dei più famosi di cui si parla su internet, si sa che è quello a base blu, quindi aiuta anche a evitare di far vedere troppi denti gialli, perciò l'ho preso. E poi tra un rosso classico come potrebbe essere il Ruby Woo, dovrebbe essere, e questo sul mio viso mi piace più questo che è leggermente più scuro, un po' più cupo, e questo colore di fondo bluastro, quindi più freddo, anche se io ho un sottotono di pelle neutro giallastra, non sono a sottotono freddo, credo che mi stia meglio. Allora, questo è il suo colore e questo è sulla mano. Ha un profumo, non l'avevo mai usato. Sa di pasticcino, di qualcosa di dolce. Buono. Comunque è un rossetto che mi piace molto. L'effetto opaco c'è, cioè è visibile e rimane per ore. Io non lo contorno neanche con la matita e non metto neanche la matita trasparente perché non mi trasborda. Anzi, rimane là fisso ore. Posso baciare, posso mangiare, posso bere, posso fumare e il colore rimane. Ovviamente all'inizio è molto scuro, molto pieno sulle labbra, piano piano va a sparire gradualmente, ma non sparisce mai del tutto. Io la sera lo devo sempre struccare, non lo metto spessissimo perché è come l'abito bello, l'abito buono, lo si mette una volta ogni tanto. Comunque fa parte dei back to MAC, quindi quando finirà, se mai lo finirò. Che non lo voglio usare, lo porterò indietro insieme a altri 4 o 5, non mi ricordo mai. L'altra volta una ragazza me lo scrisse pure, vabbè, per avere il rossetto gratis. Comunque mi piace tantissimo. Non so se comprerò un altro rossetto MAC, mi piacerebbe provare la linea quella, non so come si chiama, quella più sheer, ma comunque con pigmento cioè con tanto pigmento. Poi vediamo. Secondo prodotto di cui voglio parlare sono le veline opacizzanti della Wycon, si chiamano Ore Generation Anti-Imperfection Oil Control Peppers, 100 veline opacizzanti. Pelli grasse tendenti al lucido, dona alla pelle un effetto opaco. All'interno ci sono 100 veline. Allora, le veline come potere di assorbimento è eccellente, sono molto sottili, hanno un buon potere assorbente.
L'unica cosa infelice di queste veline che funzionano, mi piacciono tanto, ma è la confezione. Praticamente dovrebbero essere incollate con un po' di hardpack, colla a caldo, non so, qua tipo libricino, ma appena ho iniziato a staccare i primi fogli, praticamente se n'è venuto e ho il libricino così. Ci potrei scrivere la Divina Commedia. La prima volta che l'ho aperta ho staccato il primo foglio ed era durissimo, ho fatto oddio ma come sono dure queste veline, invece era una carta normale come c'è anche dietro a protezione della prima velina. Io mi sono asciugata la prima volta il viso con una carta normale e ho detto ma queste veline non funzionano, le volevo quasi cestinare appena utilizzate e andarmene a prendere un altro tipo della Kiko che mi piacciono tantissimo. Poi ho visto che le successive erano effettivamente, non riesco a tenerle ferme, che ormai ne ho staccate secondo me una decina e questo è il giochetto che mi fanno. Comunque come prodotto sono buone e la confezione è proprio infelice, non ricordo neanche quanto le ho pagate, forse era un'offerta, non ricordo, però vabbè, il prodotto in sé mi piace, quindi lo continuerò a utilizzare, mi opacizza bene, mi toglie l'effetto lucido da fronte, naso, guance, palpebre, perché forse la zona oltre il naso che mi si lucida di più sono le palpebre quando non le trucco con gli ombretti, quindi non c'è il potere assorbente di non volere l'ombretto, quindi a palpebra nuda mi esce tantissimo sebo. Allora, il terzo prodotto di cui voglio parlare è questa ruota con glitter per le nail art della linea Fashion. È un distributore napoletano, però il prodotto ovviamente è cinese. All'interno è proprio una ruotina, non so se si riesce a vedere, con tutti i glitterini all'interno, non li ho contati ma sono tantissimi. Allora, ci sono, non so, il rosa, il viola, un fucsia, queste nere, vabbè, le vedete da voi. Questa parte non ha è la casellina vuota, per poi girare e raccogliere i glitter arrivando dove servono e li vai a prendere. Sono di media dimensione, non sono piccolissime ma neanche tanto grandi, ma non sono riutilizzabili. Mi è capitato di utilizzare dei glitter che anche se mi si staccavano e non li perdevo, io li potevo riutilizzare perché la pellicolina quella là argentata sotto non si staccava e quindi non diventava praticamente un trasparente, perché quello che dà il colore praticamente, quindi erano riutilizzabili. Questa invece la pellicolina dietro rimane incollata anche se si stacca prima che io mi tolgo lo smalto, si stacca dalla nail art, è inriutilizzabile. Sto facendo un po' di routine, poi ho mangiato da un po', chissà perché. Comunque mi sono piaciuti visto che ci sono tanti colori. Io avrei messo tipo anche un arancione che non c'è, evitando magari un blu, evitando il nero. Ci sono per esempio tre gradazioni di celeste, due gradazioni di celeste e un blu. Avrei evitato una gradazione di celeste e magari avrei messo un arancione per esempio. C'è due tipi di viola, uno più chiaro e uno più scuro, ancora. Io sì, ci avrei messo un arancione anche perché mi piace usare l'arancione sulle unghie, specialmente in estate. Comunque, vabbè, mi sta piacendo abbastanza. Altro prodotto che vi devo recensire è questo bagno doccia alla mela candita di Yves Rocher. È una limited edition questo inverno e anche dello scorso, quindi immagino che ci sarà anche del prossimo. È un gel doccia molto liquidoso, non so se si riesce a vedere. Il profumo, che è la prima cosa di cui vi parlo, è, aprendo così la bottiglina, molto riconoscibile, però rimane pochissimo sul corpo. Forse di quelli che ho usato finora è quello che mi rimane meno sul corpo, oltre a un altro che era ancora più geloso, forse quello è il profumo di Lilla che vi ho recensito di recente. Se vi ricordo vi lascio il link. Questo
prodotto, vabbè, lava benissimo, fa una schiuma leggera, facile da risciacquare, come tutti i gel doccia, queste sono tutte le caratteristiche di questi prodotti della Yves Rocher che a me piacciono tantissimo. Cosa negativissima è che è poco idratante. Di solito quando mi faccio queste recensioni arrivo sempre più o meno qua per capire più o meno il livello di idratazione che possono avere. Questo l'ho capito subito, la seconda lavata, tra virgolette, ho detto no, questo è un prodotto che non idrata, quindi ora lo metto da parte, quando poi farò la recensione continuerò a utilizzarlo. Ormai già mi sono fatta un'idea chiara. Come stavo dicendo, il profumo non rimane sulla pelle e questa cosa mi dispiace perché adoro questi prodottini perché lasciano la pelle profumata, alcuni morbida e altri di meno, questo proprio zero, però ci sta, vabbè. Probabilmente, forse anche la mela ha un piccolo potere idratante, non vi saprei dire. Comunque, tra quelli che ho usato è quello che mi è piaciuto di meno. Quinto prodotto di cui vi voglio parlare è questo matitone. Allora, praticamente è un matitone, leggo perché si è cancellato tutto ciò che era scritto qua, di tutte le scrittine, ed è la Shaka, è il correttore imperfezioni numero 01 Green, e ha matitone, non riesco più a parlare. Non di quelli temperabili, ma di quelli che si gira sotto e fuoriesce il prodotto, che dovrebbe essere, se riesco a ritrovare, ma non credo, no, non si legge più di quanti grammi è. Ora vi faccio vedere quanto prodotto c'è all'interno, perché l'ho usato relativamente poche volte e poi il correttore verde serve poco. Questo è tutto il prodotto che c'è fuori, che c'è all'interno della confezione, quindi praticamente mezza confezione è vuota, vabbè. Ma io mi domando e mi chiedo, mi domando, voglio una risposta. Ma se il prodotto cioè riempie metà confezione, perché sprecare tutta questa plastica sotto? Io non capisco. Boh, non capisco. Comunque questo è il colore, il matitone. Questo è il suo colore all'interno. Ovviamente non è che si metta così sulle parti interessate, va sfumato perché, come si sa, il correttore verde neutralizza il rossore, quindi non è che si neutralizza il rossore e poi rimani con la faccia Hulk. No, comunque va sfumato e poi sopra magari appoggiato anche un correttore neutro o il fondotinta se basta. È un prodotto comunque che si sfuma con molta facilità, quindi riesce a coprire, riesce a, come si dice, ad abbattere, non mi esce il termine, riesce a contrastare, ecco, il rossore di un brufolo o di una piccola cuperosa, tutto quello che io per esempio lo metto, a parte sulle imperfezioni di colore rosso come possono essere i brufoli, lo metto anche nel naso perché ora per esempio non ho niente sul viso, si vede che qua sono un pochino più rossa come sono un pochino più rossa anche qua. Quindi vado anche a correggere queste piccole imperfezioni rossastre. Comunque si sfuma molto facilmente, neutralizza bene i rossori. Ovviamente poi i brufoli vanno corretti. I correttori colorati aiutano a neutralizzare, se sono buoni aiutano a neutralizzare e quindi a rendere più facile la correzione. Poi con un correttore beige o con il fondotinta. Questo è un prodotto che rimane ben adeso alla pelle, non scappa, neutralizza, rimane là, non è che vi ritrovate con la faccia verde in giro dove non serve. E mi sta piacendo molto. Comunque, appena finirò la punta a matitone, dopo ovviamente rimarrà piatto, immagino che dovrò andare a prelevarlo con un pennellino e mettere dove serve, perché poi diventa troppo grosso il diametro per correggere un piccolo brufolo. Oh mamma. Penultimo prodotto di cui voglio parlare è questo prodotto della Camomilla Schulz, è il balsamo ravvivante, capelli più morbidi senza parabeni, siliconi, coloranti chimici, oli derivanti dal petrolio, 100% camomilla bio. Cura i capelli chiari, naturale, efficace, sicura e delicata grazie all'utilizzo della miglior camomilla per capelli chiari.
Allora, vabbè, dal 1900 i laboratori Schultz studiano le eccezionali proprietà schiarenti e addolcenti della camomilla. Il risultato è un estratto di camomilla bio che Schultz utilizza per tutti i suoi prodotti e che ha caratteristiche uniche. Proviene solo da culture biologiche a garanzia della totale assenza di prodotti chimici indesiderati. Viene estratto dalla selezione delle migliori piante di camomilla e ottenuto solo dai capolini, quindi la parte centrale, credo. Segue il metodo di estrazione a freddo e permette di mantenere inalterate le proprietà schiarenti e addolcenti della pianta. Il balsamo ravvivante di Schultz di camomilla da coltivazione biologica dona lucentezza ai capelli chiari e biondi, ravviva i naturali riflessi. La sua formula con condizionanti di derivazione naturale rende i capelli morbidi e setosi, docili al pettine, brillanti di riflessi naturali. Allora, io uso questo prodotto, la linea Schultz, da una vita, l'ho detto anche quando ho recensito il balsamo e quando nei prodotti smaltiti vi ho mostrato la confezione vuota dello schiarente. Comunque questa confezione è da 200 ml e come tutti gli altri prodotti ha questo profumo caratteristica inebriante di camomilla. Io adoro la camomilla. Quest'inverno mamma mi comprò, non mi ricordo se ve l'ho già detto, i fiori di camomilla per fare le tisane. È buonissimo. Comunque, allora parliamo delle proprietà come balsamo in sé per sé. È un prodotto che bello corposo, che riesce a nutrire abbastanza bene i capelli, devo dire, non mi ritrovo con punte secche, eccessivamente secche. Io comunque ho i capelli lunghi, di cui le punte sono un po' disastrate, però non ho visto, ti ho detto, un peggioramento, ma le riesce a tenere abbastanza nutrite. Mi lascia i capelli morbidi, facilmente, anche oggi non riesco a parlare. Come prodotto credo che sia molto corposo, nel senso che quando cerco di fare una piega asciugata naturalmente, i miei capelli risentono un po' della sua pesantezza, quindi non mi esce il mio mosso barra liscio, ma è più liscio rispetto a una fonatura, cioè a un'asciugatura con altri tipi di balsamo, non so se mi sono spiegata. Però di contro, cioè anzi no, di pro, quando decido di fare la piega liscia mi aiuta tantissimo, perché mi aiuta proprio a farla, a fare un bel liscio anche duraturo nelle giornate. Anche se è così corposo, riesco anche a fare la piega riccia con il diffusore e una schiuma, quindi riesco anche ad avere l'effetto contrario. Quindi l'unica cosa che non mi entusiasma è l'asciugatura così al naturale, un po' alla capola di cane per non dire la parola. Comunque mi piace molto anche, scusate, c'ho un cicchino che mi sta distruggendo l'anima. Mi piace anche come, ovviamente, prodotto schiarente, io lo lascio in posa un 3-4 minuti prima di pettinare e risciacquare, quindi lascio agire il prodotto sui capelli in modo che le sue proprietà schiarenti abbiano il tempo di funzionare sui miei capelli. Comunque mi piace tantissimo. Poi quando, specialmente in questo periodo, sto usando sia lo shampoo che il balsamo della stessa linea, ho comunque capelli chiari con i riflessi che mi piacciono tantissimo. Ultimo prodotto per questa sera è questo smalto glitter della Sinful Color, si chiama Queen of Beauty, è il numero 923, la confezione è da 15 ml, è un trasparente pieno, strapieno di glitter argentati. Questo è il suo pennellino, è un pennellino tondo che però prende molto bene il prodotto e la stesura sull'unghia è molto facile, non ho difficoltà a stendere il prodotto sull'unghia. All'interno della boccettina il prodotto è così. Potevano mettere gente un pochino più di glitter per poter fare un'unghia, ho bisogno comunque di due passate per poter rilasciare
per me il giusto quantitativo di glitter. Allora, l'asciugatura è ravvidissima, veramente nel giro di lo stesso sull'unghia arrivo alla seconda, la prima già asciugata praticamente. L'ho provato anche da solo, così stesso sull'unghia, senza mettere né una base colorata, neanche una base, neanche un top coat. Il trasparente dura, l'unica cosa è che i glitter sono molto grossi, quindi li si sente sotto le dita, e essendo la base trasparente molto non gommosa, è molto, mi verrebbe da dire, liquida, quindi i glitter non sono ben immersi all'interno dello smalto trasparente, e con l'andare dei giorni piano piano si vede che li perdi per strada, non è che ti ritrovi il glitter in mano, però sai quante ne hai messo sull'unghia e sai dopo 3 giorni quanti se ne sono andati praticamente. Aiuto, sto morendo. Come top coat ha una durata in circa, cioè fa durare lo smalto in circa di circa, fa durare lo smalto circa, ce la posso fare, 4-5 giorni, quindi comunque una bella durata, anche come top coat credo che sia buono. E come stavo dicendo prima, i glitter per me sono troppo grossi, io li sento, sono un po' fastidiosi, hanno un effetto un po' bimba, come dice mia sorella. Quando l'ho messo, che lei stava a casa, avevo praticamente uno smalto fucsia, quello della Yves Rocher se non sbaglio, vi lascio il link alla recensione per farvi vedere il colore. E mia sorella, e poi ci ho messo questo sopra, mia sorella mi ha detto praticamente sembra lo smalto che usano le mie allieve a danza, le quasi adolescenti. A me l'effetto piace, lo so che non sono più una quasi adolescente, non sono neanche più un adolescente, sono in post adolescenza, ormai sono nella vecchiaia rispetto alle bimbe, ma a me l'effetto, specialmente con l'arrivo della primavera, mi piace usare smalti con i glitter sopra. Questi sono un pochino grossi, effettivamente, hanno un po' l'effetto bimba, però dai, una volta ogni tanto si può fare, magari solo su un'unghia, io effettivamente l'avevo messo su tutte le unghie, quindi avevo appesantito un po' la manicure, però non so, solo su un'unghia, o non so, strisciato, quindi con pochi glitter si può ancora fare. Comunque mi sta piacendo molto, sì, alla fine sì, lo uso, lo sto usando, e buono. Ok, video recensione finisce qua, spero che queste recensioni vi siano state utili, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!